Ecco qua. Perché oggi volevo parlare. Allora, l'altra volta abbiamo iniziato con la storia del groove, ok, siamo andati da altre parti. Oggi volevo fare una cosettina un po' più precisa, visto che siamo in pochi, secondo me riusciamo anche meglio. Ho preparato una tabella perché Luca Ciambrone stava preparando, vi ricordate, un elenco Sì, delle sì, sì. caratteristiche del groove. Siccome oggi non c'è, gli ho scritto: dai, vieni, fai la tabella, ma oggi non ci sono. Vabbè. Ah. Allora, io ho preparato questa tabella qua perché vorrei, vediamo se la vedete, O ce la mandi qua. Ecco, sulla chat? Ah, no. Ah. vorrei compilarla con voi, cioè io vorrei che questa cosa del groove non fosse una mia lezione, anche perché fare una lezione sul groove secondo me è un po' presuntuosa come cosa, perché il groove è un argomento. Ci ho pensato, parecchio, è un argomento. Come si fa a dire il groove è questo? Cioè, per te il groove è quello, per me il groove è un'altra roba, per Luigi è un'altra roba, per Luca è un'altra roba. Certo. Per cui volevo un po' riassumere delle caratteristiche facendo questa sessione di domande e risposte, così più ne mettiamo in fila e più riusciamo ad avere, capito, nel mucchio un'idea precisa. E ho cominciato a mettere giù alcune domande. E se poi ne abbiamo di nuove, io le aggiungo a questa tabella che poi dopo vi farò ovviamente avere, la pubblico sul gruppo, quello che è. Per cui volevo partire da questa parte un po' più discorsiva, per poi passare invece alla parte suonata. Ho preparato una sessione di Pro Tools che ho registrato ieri di prova, ma ne facciamo altre al volo, sia con la batteria acustica che con la batteria finta, per capire se c'è una differenza di percezione di groove tra uno strumento suonato reale e uno no. Ok, perché secondo me alcune caratteristiche rimangono, altre magari è più difficile su una programmazione far uscire quando un batterista che si siede a suonare fa subito, cioè è il suo lavoro, ha la manualità, la sensibilità e può darti quello che uno gli manca quando sente un groove, che poi stiamo parlando solo di batteria. Ecco, una cosa che poi faremo adesso, le domande sono generiche, no? Che cos'è un groove? Quindi non è che si sta parlando di batteria, basso, tastiere, una band, che cos'è un groove? Poi piano piano scendiamo sul nostro argomento, sulla batteria, se no dovrei avere qua un bassista, un chitarrista e suonare tutti insieme per vedere che cosa esce. Potremmo vedere degli esempi, quello sì. Cioè, per esempio, io mi sono sempre chiesto, ma perché se io suono cassa 1-3, rullante 2-4, Charlie ottavi, solo la batteria, quel groove lì può essere messo in un contesto funky e dire è funky. Lo metto in un contesto rock e dire cavolo, è rock. Eppure è sempre la stessa cosa. Nel In quel caso contesto. lì, quando il pattern è così semplice, è quello che ci sta intorno che fa la differenza. È Sì, funky. sì e no, dipende anche dall'intenzione del batterista. A meno che Sì. non si prenda un ritmo, come dicevi tu nei tuoi articoli, nel senso no style, allora lo piazzi Non dove style, vuoi. esatto. Per me cassa, cioè se io metto una batteria elettronica, cassa 1-3, rullante 2-4, Charlie ottavi, come quella che ho programmato e dopo vi farò sentire, se io ci metto sopra Marcus Miller, Marcus Miller ha fatto dei dischi con le batterie elettroniche, Sì, giusto? E è sono dei vero. dischi funky, ma io dubito che nella programmazione della batteria elettronica si sia messo a posizionare il rullante dove lo posizionano i batteristi funk, avrà fatto un'indagine dove lo mettono i batteristi funk, prima, dopo. Mi sa che sulle batterie elettroniche dell'epoca, degli anni 80, 90, quando faceva queste cose, ho Beh, dei se dubbi. guardiamo a Tutu, che è chiaramente un'opera di Sì. Marcus Miller, credo che un po' di lavoro in questo senso sull'elettronica sia stato fatto. Però diciamo, allora io ho un'opinione, qui divaghiamo un po', ma neanche tanto, che quando tu quantizzi la batteria, anche elettronica, in una chiave hip hop, comunque il groove viene fuori quasi di default, nel senso che al di là di certi elementi particolari, già nella suddivisione che non è più binaria, ma tende allo swing, già comincia a prendere una forma che al di là dell'interpretazione dinamica, comunque gli dà un groove che è un po' meno uno style, se così possiamo dire. Quindi potrebbe anche non aver messo, perché le batterie di Tutu sono principalmente molto in chiave hip hop, comunque questo Okay. stile più,
afroamericano, diciamo, Ok, quindi di una black sorta di music. halftime shuffle, Esatto, un after shuffle implicito, che potrebbe implicito. essere anche implicito. Esatto, che spesso è implicito. Infatti, questa è una materia molto, molto varia, perché poi ognuno la intende a modo suo. Io, quando in generale, la differenza la noto sui BPM. Diciamo che da una certa velocità in poi diventa impossibile pensare in after shuffle, perché la figurazione risulta troppo serrata Stretta. e compressa, no? Quando invece è lenta, infatti, mi sono creato tutta una serie di playlist proprio dedicate ai vari stili. Ho distinto bene l'after shuffle dall'hip hop, però è chiaro che ci sono tutta una serie di brani, come dire, ibridi, che per la loro velocità limitata non sono facilmente inquadrabili. Sono quello che dici tu, io infatti lo chiamo esattamente allo stesso modo, halftime shuffle implicito, perché la figura non viene suonata a shuffle, Esatto. però la suddivisione implicita è quella lì. Allora bisogna Cioè vedere io, se prevale l'idea dello shuffle o prevale quella, diciamo, ma se la dell'intenzione batteria improvvisa. non, in nessun elemento della batteria c'è un colpo che potrebbe, anche ne basterebbe uno solo, che ti facesse capire che è un implicito halftime shuffle. Tipo se io suonassi pum, ca, pum, Certo, in questo caso pum, decide il contesto, è chiaro, chiaro. Infatti sì, questo è cioè giusto, non se io c'è proprio dubbio su questo. tolgo tutti i riferimenti che possono definirmi uno stile, e quindi per esempio se io facessi po, ca, po, ci, ci, ca, po, ca, po, ci, ci, ca, basta quella nota lì che tu capisci, ah, Esatto. è un halftime shuffle, e allora le nostre mappe mentali vanno verso il funky, R&B, hip Esatto, hop. Perché? questo è. Perché noi, ecco una cosa su cui volevo porre un po' l'attenzione, cioè tutto sta sulla cultura. Cioè, che cultura hai? Se tu non conosci l'R&B, l'hip hop e quindi questo tipo di groove, tu non lo riconosci, per cui non sai collocarlo, ok? Per cui quando noi collochiamo una roba sul funky, rock, jazz, blues, qualsiasi stile noi collochiamo, o fosse un giro, un quattro battute di una ritmica di una canzone, noi ce la collochiamo in base al fatto che noi abbiamo già immagazzinato una serie di riferimenti che ci fanno distinguere gli stili musicali. Anche se, ah, ma gli stili musicali, che palle, no, no border, no style, tutto un mix, sì, va bene, ok, però comunque quando tu vai in un negozio di dischi, quando c'erano, o vai su Spotify, comunque sono catalogati per stili. Cioè c'è poco da fare, non è che tu puoi essere contro quanto vuoi, però sono catalogati per stili. Per cui quando tu poi vabbè, ogni tanto ci trovi delle robe strane dentro queste catalogazioni, dipende chi le fa. Però è Certo. chiaro che se io sento tin cinchidi, cinchidi, è difficile che lo metto in una categoria metal. No, certo, poi ho visto che le categorizzazioni variano anche da paese in paese. Mi ricordo una volta sono andato in un negozio di dischi a Parigi e come fusion veniva catalogato il cosiddetto crossover anni 90, quello dei Rage Against the Machine, i gruppi di rock che stavano un po' a metà fra, sai che c'è stata quella commissione fra funk, rap e Sì. metal, che poi ha dato luogo al new rock. E lì io leggevo fusion e rimanevo un po' interdetto, no? Perché la fusion per noi ha un significato E lì molto probabilmente, vario anche lì, ma sì, abbastanza preciso. probabilmente però lì è chi gestisce il Sì. negozio come cataloga lui le cose, vedi, è in base alla No, era scelta. proprio una definizione, perché era la Verdi Store, quindi sicuramente è una catalogazione di ordine generale. I francesi per fusion evidentemente intendono questo tipo di mescolanza nell'ambito del rock. Per noi la fusion è tutt'altra cosa. Adesso sono anche termini relativamente nuovi, no? Perché prima si parlava di jazz rock, la fusion veniva considerata in un altro modo. Insomma, alla luce di quello che è successo, le Sì, stesse perché definizioni nostre sono un po' cambiate, comunque la fusion è stata un'evoluzione da Beach's Brew in avanti, no? da Esatto, jazz però secondo rock. me la fusion vera e propria nasce soprattutto negli anni 80, tipo con i gruppi tipo Yellow Jackets, Steps Ahead. Prima era più jazz rock, un genere. Poi chiaramente se tu guardi i vari libri di catalogazioni, tutto viene messo in un calderone. Alla fine è lo stesso discorso dell'R&B, se ci rifletti, no? Che Sì, cos'è l'R&B è un. l'R&B? L'R&B non significa nulla. Io per anni mi sono scervellato di capire che cosa. Ma l'R&B no, non è un genere definibile, assolutamente. È No, cioè, un genere sì. definibile per negazione, più che altro. Cioè tutto quello Esatto, che cosa non fa non è? parte del.
dice tutto quello che non fa parte della cultura nera afroamericana non è R&B, ma anche poi lì si potrebbe discutere. R&B, sì, perché poi R&B è l'abbreviazione di rhythm and blues, Rhythm blues, sì, che io in intendo rhythm. origine era tutt'altro. Era tutt'altro, Tutt'altro. Per esatto. E cui, che eh poi sì. nasce come definizione politicamente corretta in tempi non sospetti, Esatto. per sostituire la definizione di Race Records, che a un certo punto fu giudicata offensiva dagli stessi americani nel 48, che già è tutto dire, perché adesso questi problemi se li stanno ponendo, soprattutto negli ultimi anni. Ma prima, io tante volte ascoltavo, o guardavo dei film o dei programmi musicali in cui si usava la parola negro senza nessun tipo di riserva Sì, mentale. qua. Adesso ti bannano direttamente da qualsiasi social network. Se non... Allora, proprio per questa cosa qua ti dico che nella traduzione del libro di Bob Moses, che è dell'84, c'è la parola black, riferita al popolo black. Sai che nella traduzione io tra allora, negro no, ok. No. Nero, anche nero mi è stato. Sì. Ma anche colored, visto che Popolazione, sì, di colore, anche colored popolazione non è molto afroamericana. approvato. Esatto, devi usare una perifrasi. E vabbè, ma a questo punto, scusa, Eh in che sì, perché senso ha? Però sennò rischi di andare incontro a rogne, boh. Vabbè, se ci vuoi che sia rifletti. popolazione afroamericana? Scrivo popolazione afroamericana. Come vuoi tu? Però nel libro, nell'84, lui aveva scritto Black People. Penso che fosse accettato all'epoca. Come no? Questo Certo, tipo. ma poi comunque noi abbiamo due termini che sono strettamente assonanti tra di loro, che è nero e negro. Invece loro hanno black e nigger, che sono re realmente due brani che hanno desinenze completamente diverse. Quindi lì capisci l'intenzione malevola di un'espressione che è spregiativa per loro. Per noi non lo è mai stato. Io ingenuamente da ragazzo usavo la parola negro perché non avevo tutta questa cultura di base. Per capire che effettivamente è un termine spregiativo. Quindi per gli italiani, alla fine, nella loro inconsapevolezza, era un termine del tutto No, no, infatti non accettabile. è accettabile, però in questa traduzione mi hanno detto, ma se la sostituiamo con questa è meglio. Va bene, decidete voi. Allora, andiamo un attimino a farci queste domande, così riempiamo un po' sta tabella, così quando magari Luca poi, perché Luca aveva preso degli appunti l'altra volta, perché lui aveva chiesto, vieni, ce la fai vedere, almeno partivamo da qualcosa che già avevamo, invece, porca miseria, non c'è. E chi è? È il mio? Ma perché c'ho WhatsApp aperto? Scusate. La L'hai chiamata. mandata la diretta su Facebook No. contemporaneamente, perché No, no, no. così viene anche più gente, Sì, ma non entra. sentirebbero nulla. No, sentirebbero le voci, sì, le Sì, voci le le voci sì, sento. ma poi se io faccio play qua sul computer non sentirebbero nulla. Però ha ragione Luigi, se mandi anche una diretta Io, qualcuno esatto, io l'ho si muove, condiviso l'invito, perché diciamo, però. molta gente non ricorda l'appuntamento, poi tu stesso Esatto. l'hai pubblicizzato un po' in ritardo, quindi... Secondo me, guarda, se fai l'evento addirittura avresti un mare di il quadruplo di persone. Creare ogni volta l'evento, dici? Ma te lo faccio io se vuoi, se tu gradisci, Ah, se posso me lo fai fare, ribatterlo io se vuoi. ma volentieri, Volentieri, ci l'ho perdo un condiviso, non sacco c'è di nessun tempo io. problema. Sì. Ah, tu dal post prendi e crei l'evento, Sì, dici? poi se voglio, sì, te lo posso, non c'è Va problema, lo bene, so. dai, sì. È solo che adesso, dici adesso così su due piedi, far partire la diretta in ritardo, mezz'ora dopo? No, ma siamo ancora a che ore sono? Sono le... Vabbè, sì, 12. Intanto. Vabbè, ma non abbiamo neanche iniziato a parlare degli argomenti. La prossima, dai, perché devo Va bene. prendere il Sì, cavalletto, dai, altrimenti non va bene, fa la... sì. L'ho scritto proprio che non era su Facebook e su Instagram, era solo su Zoom. Sì, infatti. Però vabbè, fa niente, tanto arriveranno, non mi preoccupo. Adesso, anche perché questa può essere anche sperimentale, vediamo come suona il tutto, perché io... Sì, io comunque ho sentito Marco, ha detto che forse più tardi si collegava, però per esempio lui stesso non la sapeva perché allora io sto abbastanza attento su Facebook, però per esempio io stesso l'avevo dimenticato oggi che c'era questo appuntamento e poi guardando il tuo post me ne sono ricordato. Altri magari che non fanno questo screening Esatto, quotidiano non ci arrivano. Molti non guardano la mail, devi considerare anche questo aspetto. la mail purtroppo è una cosa che se ne sta andando. Dicevano, ma no, sì, è morta, l'email marketing è morto, poi no, non è vero, non è morto. Secondo me è morto.
Guarda, è una questione di target, no, è una questione di target. È lo stesso discorso delle riviste musicali. Le riviste musicali ancora esistono, ma vengono acquistate solo dai cinquantenni, è un dato di fatto. Quindi, io nemmeno io le acquisto più. No, io ogni tanto ne prendo qualcuno, ma mi rendo conto che è ormai è uno strumento superato. Però c'è ancora nel vintage un certo tipo di... No, ma poi c'è anche la rivista online, no? Tipo ebook, la stessa... Certo, ma io Così Gadgets che... c'è anche la versione... Sì, ma infatti oggi sono tutti online e diciamo che poi essendo molti contenuti gratuiti, per esempio io stesso i giornali prima li compravo quasi tutti i giorni, adesso ne compro uno alla settimana perché c'è l'Espresso insieme, però poi realmente i giornali li leggo continuamente dalla mattina alla sera nelle versioni online e ne leggo di più, quindi in effetti c'è una produzione molto più ampia. C'è anche Dramma e Magazine, no? Drum Mag. Ecco, voi partecipate a queste, cioè legge i forum per i batteristi. Sì, a voglia, come no? Quali sono? Allora, io prima partecipavo molto, anzi ero pure un, come si dice, un coordinatore del famoso forum La Batteria.it. Ah, la batteria. Sì. Ero, come si dice, il moderatore della sezione didattica, va bene, a caso, giustamente. Però poi ho visto che io il forum ogni tanto ci torno, vedo che ormai è disertato dalla stragrande maggioranza, perché è stato totalmente soppressato prima dai social network e poi dalle altre, diciamo, diramazioni che sono state prese nella consultazione. Perché per esempio adesso funziona Bertonazzi, cioè... È così, quindi lui ha creato questo sito Suono della Batteria che di fatto ha sostituito i vari forum insieme a batteristi italiani, credo che siano queste le domande. Ah, perché c'è un forum dentro Suonare la Batteria.it? Sì, diciamo che non è che è proprio un forum, è proprio il sito e tu intervieni. Corrado. Quello che è gestito da Bertonazzi, che lui fa anche il moderatore. Sì. Ci sono degli interventi didattici che devono essere pertinenti a... diciamo al logo del sito, no? Quindi infatti vengono per lo più cassati quelli, guardate come suono sulla batteria, queste sono cose che ormai non, in quel contesto... Ma tu non parli non del gruppo Facebook o proprio... Parlo del gruppo Facebook, sì, suonare la batteria. Poi lui è anche su YouTube, moltissimo, Bertonazzi, è su YouTube, Hola ragazzi, saluta! Hola amico! Si occupa un po' di tutto, Come? 50.000 iscritti ha fatto. No, ma un modo molto molto simpatico di porre. Che 50.000 iscritti ce l'hanno in pochi in Italia, su una nicchia piccola come la batteria. Certo, c'è la Montemagno, che però non è... Cioè, ci sono persone che hanno 300.000 iscritti, o il maestro Bini che ne ha 100.000. Non so se avete visto il maestro Bini. Sì, sì, lo conosciamo. Ha fatto 100.000 iscritti. Sì, vabbè, YouTube. Ma quello è un caso clinico, già è una situazione un po' diversa. Sì, sì, però insomma ha fatto 100.000 iscritti. Sì, sì, infatti gli hanno dato una targa. Sì, la targa gli hanno dato. YouTube gliela ha data, credo. Sì, perché probabilmente tu, non è che guardano come li hai fatti. Tu hai fatto 100.000, per cui sei dentro, sei nella lista top. Guarda che in Italia... Non è facile avere 100.000 iscritti. Ma infatti... Può avere, che ne so, sulla pagina Facebook 300.000 like. 300.000 like sono in pochi ad averli. Ma devi avere un pubblico ampissimo. La batteria non è un pubblico ampissimo. No, no, certo. Ma per tornare per esempio al sito di Bertonazzi, l'altro giorno c'era un dibattito proprio sugli sticking di Gary Sheffi. E sono intervenuti per esempio Daniele Chientese e Gaetano Casale e si è aperto tutto un dibattito, quindi vuol dire che diciamo in qualche modo è un sito che ha una certa partecipazione anche. Devo vedere un certo se sono livello. Iscritto al gruppo, ma no, forse sì, però non mi arriva niente, allora non sono iscritto, se no mi arriverebbero. No, che arriverebbero, perché la mia home è piena di interventi, perché ci sono sempre domande, richieste. Come si faceva nei forum di batteria, arriva il principiante. Tant'è vero che Bertonazzi è stato costretto a intervenire perentoriamente per eliminare un po' tutta la, diciamo, i post anche un po' offensivi o comunque denigratori nei confronti dei principianti, che ovviamente, essendo le prime armi, fanno anche domande un po' ingenue, anche un po' stupide. E c'è sempre il sapientone di turno che li blasta, esatto. Quindi è un gruppo aperto, non deve... È un gruppo aperto, bisogna iscriversi, però sei all'interno. E poi ci sono delle regole. Diciamo che è
un sito che in qualche modo è l'estensione del libro di Bertonazzi, quindi principalmente ha una finalità didattica. Poi lui, Sì. come diceva Luigi, si occupa di tutto a 360 gradi, quindi ovviamente ci sono anche le discussioni sui legni, sui piatti, su molte riguardano gli aspetti dell'elettronica, il microfono e la cuffia, sono tutti argomenti molto gettonati. Diciamo che si cerca di non dare spazio, come è logico che sia, alle performance individuali. Ecco, questo lo condivido perfettamente, quello che ti Alle drum pubblica. cover. Esatto, le drum cover, il classico video del batterista figo che fa recitazione. Questi ci sono altri siti e giustamente lui ha cercato di eliminare questo tipo di Anche utenza. nel mio gruppo qualcuno ogni tanto ci prova. Sì, Cioè, se pubblica. tu pubblichi una drum cover inerente all'argomento che abbiamo fatto, per me va bene. Infatti io ho pubblicato anche le drum cover di Marco, perché era, per esempio, quella volta era Cioè, quella cosa di Phil De Gentis, mi pare, no? sul Field dei Generi, no, ma all'inizio le faceva sui pezzi gospel, Ah. erano i pezzi che noi guardavamo in diretta, per cui ha senso che tu pubblichi una tua, anzi te lo chiedo io di Certo, pubblicare una tua oppure quella di cover. Luca che fa la cover che viene Luca, discussa sì. nella Esatto, diretta. perché era inerente alle dirette che noi abbiamo fatto, ma se tu mi, uno se ha voluto iscriversi e mi ha chiesto, ma posso pubblicare le mie drum cover qui? No, amico. E quindi non si è iscritto. Ma quanti gruppi ci sono dove pubblichi le drum cover? Ce ne sono 10, 15? Cioè Sì, ora uno c'è in anche più, a quello cosa ti di serve? Prezzoli, per esempio, che invece sta incentivando molto questo tipo di operazione. Che si chiama, mi pare, il Come? batterista lento. Comunque, ripeto, ognuno fa quello che vuole. Batterista? Il batterista lento ha creato questo Lento. lento, sì, l'ha fatto apposta. Vabbè, tu lo sai, c'è A tutta la polemica. proposito di Ah, lento perché batteristi, vi ricordate, io a Torino ho assistito a una con Bob Moses, che poi l'ha ripetuta a Milano, ma è venuto con una tunica praticamente con i piedi quasi scalzi, con un modo proprio assolutamente, a proposito di lentezza, di batteria. Ma si è posto in un modo, comunque l'ho registrato Quando ne quella. parleremo con Tony Arco, mi ha detto al telefono delle robe, è un tipo piuttosto strano, cioè un Stravagante. po' alla Sì. vecchia, un po' alla Sì. vecchia, cioè che se ti deve dire una cosa te la dice senza nemmeno addolcirtela, proprio No, te la dice brutalmente in faccia e a volte ci sono delle conseguenze abbastanza. Comunque sì, andiamo ma avanti, dai, sì. Marco, ci sei? C'erano due Marco in pista, uno l'ho perso. Sì, l'altro si è Uno è lo scollegato. scrittore, Saviane, cioè. Marco Pradella, ci sei? Sì. 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 Allora, Marco, sei col microfono mutato, i due Marchi sono. Abbiamo due Luigi e due Marco, vedi che è una cosa particolare. Allora, stiamo facendo questa tabella per cercare insieme di dare un po' delle caratteristiche, delle definizioni al groove attraverso alcune domande che io ho cominciato a scrivere, ma poi se ne vengono fuori delle altre, cioè la tabella deve arricchirsi, ma ogni volta che viene fuori una domanda in più, ogni volta che ci rivediamo aggiungiamo, perché vorrei che almeno si facesse un po' chiarezza nella nebbia. Per me il groove è ancora nebbia, nel senso non ho una definizione. Che cos'è, per esempio, la prima domanda è che cos'è un groove? Ovviamente, tra parentesi, per te. Quindi, ecco perché ho messo risposta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ognuno dà la sua risposta. Qualcuno vuole dare una risposta così io la annoto? Allora, intanto la risposta non può essere singola, già per una ragione semantica di base, perché groove significa, può essere o un sostantivo o un aggettivo, già partiamo da questa premessa. Quindi genericamente un groove, uno rispondendo in maniera molto elementare, è comunque un pattern ritmico di accompagnamento. Di battute, un insieme di battute. Aspetta che scrivo. No, direi che innanzitutto è un pattern di accompagnamento. Ok, poi dopo ci facciamo degli approfondimenti Sì, sulle esatto, poi risposte. ci Adesso ragioniamo. andiamo avanti. Qualcuno ha un'altra risposta da aggiungere? Ciao Marco. Ma io dicevo un insieme di battute che forma Ciao. il groove. Io scrivo, è un brainstorming, mettiamola così. Sapete, nel brainstorming si Forma dice un pattern. qualsiasi cosa, anche le cavolate, poi dopo piano piano si screma. Sì. Per cui adesso annotiamo tutto. E tu hai detto è un insieme di battute? Sì. Ok.
controllate se scrivo in italiano. Ok. Qualche altra definizione? Di gru? Sì. Secondo me io lo definisco il modo che uno ha di portare il tempo. Benissimo. Marco Pradella, hai una definizione? Mezza mezza? Dai, com'è? Non importa, non è... Ma è una parola che racchiude tanti aspetti, è difficile dire una o due parole. Allora, guarda, quello è corretto quello che tu dici, infatti sotto ci sono altre domande che andremo ad aggiungere. Non so essere sintetico con tutto quello che ho in testa riguardo alla parola, non so trovare quella una o due parole, ci penso intanto. Okay. Per esempio, andiamo sotto, forse questa domanda già potrebbe essere più semplice da rispondere. Che cosa costituisce un groove? Cioè, da che cosa è costituito un groove? Allora, per me, di base, almeno nel contesto più diffuso, è l'interazione che si crea fra, e quindi l'equilibrio fra cassa rullante e Charleston. Sì, è it. Ok. Aspetta, hai sbagliato la preposizione. È scritto farra. Fra. Ma che fa? Mi auto. Non capisco se mi. Ah, mi autocorregge questo. Fra. Mm-hmm. Casa. No, cassa. No, casa. Cassa. E poi anche lato prima di rullo. Rullo e HH. Ok. Ok. E poi. Fras. Ma guarda che è tremendo, eh. Dai. Mm-hmm. Ok. Quello che ha detto Luigi, quello che ha detto Luigi adesso, mm-hmm. e io ci aggiungo, in funzione della musica che si sta facendo con gli altri. Okay. Che sia funzionale alla musica, che sia funzionale a quello che ti chiedono. Al contesto musicale, quindi può essere? So che sembra una cosa scontata, ma ce n'è di gente che fa, come si dice qua in Veneto, gli sbrodeghi, no? Gli sbrodeghi che non servono, gli sbrodolamenti che non servono. Okay, poi approfondiamo perché ogni risposta contiene un mondo dentro, cioè si potrebbe per me è un insieme ritmico, Ruggero, insieme ritmico, forma il groove. Marco, due? Ci sto pensando. Non è importante che tu abbia la risposta adesso, questa tabella rimarrà in giro per parecchio, inchiodati alle nostre responsabilità. Potrei dirti no, direi cosa costituisce, cioè il fatto di dare una direzione ritmica, cioè non so come metterla giù dopo, definire una, cioè gru quando tu dai una direzione. Quindi la definisco, me, definire, no? Una direzione ritmica può sì, non saprei, forse Luigi è più bravo su queste. Il fatto che si muove, capisci, crea un movimento, crea... Sì, sì, perfetto, ci sta. Guarda, creare una direzione ritmica, non so se sia... Io ho già preso degli appunti per conto mio, per cui hai voglia. Poi... Il bello, come vedi, è che ognuno ha una sua definizione. Esatto, è quello che dicevamo prima, forse tu non eri ancora dentro. No, stavo caffettando e mangiando tutto veloce. Questo discorso comunque ha una presupposizione molto personale, non è oggettivo, il groove non è oggettivo, penso che su questa cosa qua possa essere soggettivo. Il groove è soggettivo, cioè quello che per me ha groove per te potrebbe essere una mozzarella.
E anche questa è una domanda interessante. Perché per me questo groove, questo pattern a tiro e per te invece no? Perché Ruggero è legato a un genere, magari suonato da una band che ne ha fatto proprio il proprio verbo di quel groove. Se io estrapolassi, che so, tu prendiamo un brano di una band che secondo te, un brano che ha groove, poi di quale band non importa, e avessi le tracce separate, no? Sì. Io metto in solo la batteria, e sentendo la batteria da sola, oppure basso e batteria, tu dici, sì, Madonna che tiro. E poi arriva Marco Saviano e dice, io non sento niente, non mi arriva nulla, per me sono delle mozzarelle. E non è che puoi litigarci su una roba del genere. Perché? Sì, è abbastanza. È perché è non questione di gusti. A meno che non parliamo di Steve Gadd che mette d'accordo tutti quanti. Sì, ma come bravura, sì. Allora, guarda che in realtà ti potrebbe sorprendere, ma non è così. Non è così. Contestato da un sacco di batteristi. Sì, per me invece il gruppo è quello. Non c'è universalità. Con tutto il rispetto per questi nomi universali, no? Di cui non possiamo altro che... Però non sono solo loro la batteria, cioè la storia, voglio dire. Perché sembra che il mondo si fermi a quei 3-4 nomi mondiali, per carità, ma Poi lì sai che ne sono... una sorta di i sempre citati, sì, diventano forse anche più... Per cui tutti gli altri poi spariscono, ma non è così, perché allora tutti gli altri si dovrebbero sentire piccoli così di fronte a... io non faccio più niente, perché come faccio di fronte a questi mostri appendo le bacchette al chiodo? Invece non è così. Perché uno... è difficilissimo appendere le bacchette a chiodo. Poi è difficilissimo. Ottimo. Da qualche anno quel personaggio che si chiama Nat qualcosa, che fa tutti i video solo di groove. Nat Smith. È pazzesco quel tizio. Sì, pazzesco, che poi non è nemmeno un ragazzino, giusto? Mm-hmm. Io l'ho scoperto evidentemente tardi, magari in giro da 40 anni sto tipo. Oppure... Che avevi citato ancora che tu, Ruggero, perché diciamo sempre Gadd, giustamente, ma c'è anche Deck, quello che suona col chitarrista americano, non mi viene il nome adesso. Steve Jordan. Allora, è sempre così. Se avessimo i batteristi di James Brown, insomma, guarda, se noi avessimo qua in chat un metallaro, batteristi di James Brown, se noi avessimo qua in chat un metallaro di quelli duri, sai, uno da blast beat dalla mattina alla sera, ti direbbe che sta gente che stiamo nominando noi sono delle mozzarelle. Cioè, ti direbbe... Esatto, io mi ricordo, per esempio, per citare un aneddoto, una volta mi pare con Percussione uscì un DVD sampler di diciamo della più nota ditta di DVD didattici di batteria, no? E in questo sample facevano vedere un po' tutti i batteristi in sequenza in base ai loro singoli prodotti. E mi ricordo che in una sala prove c'era proprio questo qua che era il custode della sala, che è un classico batterista metallare. E in sequenza c'erano Thomas Lang e Vinny con l'aiuto. Ora, chiaramente dal nostro punto di vista non c'è nessun termine di paragone possibile fra i due. Ma lui non riusciva a percepire la grandezza di quell'aiuto rispetto alle frullate di Thomas Lang, perché essenzialmente nella logica del metallaro conta l'incastro sonoro, non la dinamica di quello che si suona. Quindi lui non riusciva a capire in che misura io potessi apprezzare di più quell'aiuto rispetto al fatto che comunque quell'aiuto non è anche uno che suona poche note. Però ne suonava comunque di meno e con una intenzione meno ossessiva rispetto a Thomas Lang. Per lui era inconcepibile metterli a paragone e questo fa riflettere, perché tu dici vabbè, questo è un ignorante perché parla solo, ma è proprio un modo di pensare diverso. Io lo so perché ascolto entrambi i generi, quindi so che devo switchare la mia mentalità per apprezzare, e devo dire che comunque in linea di massima quando ascolto i generi derivati dall'hard rock, dal metal, non mi soffermo tanto sulla performance batteristica, mi piace l'insieme della musica, quindi... E invece quando ascolto la fusion mi concentro molto sui dettagli tecnici, quindi la batteria diventa in primo piano. Quindi anche una diversa modalità di approccio, secondo me. Esatto, è quello di cui abbiamo parlato nelle dirette con Giorgio, le famose mappe del mondo. Ognuno ha la sua mappa,
ognuno ha i suoi parametri e il metallaro che è cresciuto a pane e blast beat non apprezza Steve Jordan o Steve Gadd, perché per lui sono fuori dai suoi parametri. Non ha, come si dice, secondo me non ha le cognizioni di causa per poter analizzare, capire e gustarsi. Esatto. Gli manca l'educazione di base, nel senso buono del termine. Esatto, attenzione. Sì, sì. Ignora, praticamente esatto. Ignora. È ignorante dei parametri che invece io adesso esatto. Oggettivamente un po' gli assoli di batteria in linea di massima mi hanno stufato. Però comunque quando guardo una performance di un batterista, la prima cosa che mi colpisce è la dinamica che ha sullo strumento, in assoluto. Il resto poi lo analizzo dopo. Eh sì, perché su uno strumento acustico la dinamica, cavolo, è una componente molto cioè, sfruttabile. Cioè la dinamica su uno strumento acustico, può essere la chitarra, il sassofono, cioè non la roba elettronica. Hai un range dinamico che non solo cambia il volume, cambia il suono, perché cambia il tipo di armonico che esce, a seconda di come picchi, dove picchi, cioè hai tante cose. Se tu invece ti concentri solo su stacu, tacu, 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 è chiaro che non vai a prendere la dinamica o cacchio rullante, se lo prendo un po' fuori centro, non c'è lo spazio per sentire questa differenza, tant'è che triggerano. Sì, esatto, questa è la cosa che spiego sempre ai miei allievi, che questi metallari che sembrano degli alieni, anche se poi molti l'hanno risolto questo problema, utilizzano questi piccoli trucchetti del mestiere, perché io stesso mi sono chiesto per anni come fanno ad avere un volume così esasperato a queste velocità con i pedali. E triggerano, sì sì. C'è questo comunque, tipo di... è un po', se tu ci pensi, noi adesso siamo un po' cintura marrone, cintura nera, primo dan, secondo dan, terzo dan di musica, ma se tu vai al Louvre, cioè a me è capitato di andare in vacanza a Parigi a vedere i musei, io ti garantisco che alcuni quadri, no? Ah, questo quadro è il famosissimo quadro di Boh, dico un nome a caso che mi viene adesso, Monet. Io li guardavo e dicevo, Boh, perché piace tanto sto quadro? A me sembra uno scarabocchio. Cioè, ma io non ho gli strumenti per capire la grandezza di quel quadro, perché dovresti conoscere l'autore, l'evoluzione. Però, sai, secondo me, c'è una frase... C'è una frase di Bruce Becker bellissima, Rigo, che io la concepisco con quello che stai dicendo. Qual è la differenza se non conosci la differenza? Non so se è chiara. Cioè, che spesso uno non conosce e quindi non ha il confronto. Io la trovo, la scriverei in ogni aula di musica, cioè... Qual è la differenza? Non è mia. Ma è segno di qua di fianco, così non ce la ricordiamo. Qual è la differenza se non conosci la differenza? Bellissima. Qual è, senza accento, qual è, mannaggia, qual è la differenza se non conosci la differenza? È una bella perla, mi piace. Di... Cioè, significa aver ascoltato anche tante altre musica. Sì. E non soffermarsi solo al senso unico, quello è importante. Così, Becker... No, Becker scrive con la E e poi CK, sì, Becker. Sarebbe l'allievo di... Come Becker, sensi l'allievo di Gruber. Infatti è probabile che l'abbia espressa lui questa frase, Gruber, più che Bruce Becker. Ma questo non lo possiamo sapere. Sì. Vero? Credo anch'io che probabilmente... Ci piace la frase, ci piace la frase. Perché Però è bella, a me piace veramente... Sì, bella, no, che ti fa capire in poche parole quello che stiamo dicendo. Cioè, siccome tutto è soggettivo, perché tutto è soggettivo? Perché, tornando al discorso delle mappe del proprio mondo, ognuno ha la sua mappa che ti costruisci crescendo con quello che ascolti, con la cultura, i tuoi genitori, l'educazione, che scuola hai frequentato, esatto. I tuoi amici, il parroco, il tuo insegnante, la tua maestra, il tuo prof... che ne so, tutto quello che tu affronti nella vita ti crea, siccome il nostro cervello non è in grado di registrare acriticamente tutto, perché le informazioni sarebbero miliardi e miliardi in una sola giornata, come fai a ricordartele tutte? Per cui i filtri che tu applichi, che sono la distorsione, la generalizzazione, il terzo non me lo ricordo mai, peggio dei sette nani, è un filtro che avviene, ma questo filtro è condizionato, influenzato dalla tua educazione, dal tuo ambiente, dalla tua forma mentis, dalla tua forma culturale. Cioè,
Tu praticamente da tieni quello che pare a te, come pare a te, tra l'altro. Ecco perché... Anche da chi incontriamo nel nostro percorso, vedo. Per esempio, io mi ricordo da ragazzino ero fanatico della PFM, quella storica, diciamo. E poi ho conosciuto questo mio amico, il mio primo insegnante, che veniva dalla Svizzera, quindi era già più, aveva più, scusate, più informazioni, e mi ha cominciato a far sentire Gabby, Weather Report, Steve's Head. E guarda, quindi se io non avessi incontrato lui, magari prendevo tutto un'altra direzione. Certo, assolutamente. Infatti quindi, l'ambiente... Anche quello ci influenza poi nell'ascolto. Ma guarda, l'ambiente e le persone che tu frequenti sono la fetta più grossa di come tu cresci, delle tue mappe. L'ambiente, per ambiente si intende, se io fossi rimasto nel mio paesino tutta la vita, cioè io non avrei fatto le esperienze che ho fatto a Milano, negli Stati Uniti, cioè sarei rimasto confinato a quelle quattro esperienze in croce che avrei fatto lì, perché lì più di quello non c'è, c'è poco da fare. Non è colpa mia e non è colpa del paese di Tolentino o della gente che vive a Tolentino, è così, per cui se tu vuoi crescere... È chiaro che devi spostarti nell'ambiente a te più consono. Ecco perché io mi sono spostato da Tolentino a Milano, poi da Milano a Los Angeles, e poi vabbè, sono tornato indietro anche perché non potevo rimanere. Forse per me sarei rimasto lì. Io sarei rimasto lì. Cioè, se fosse stata Unione Europea, tipo Londra, io non sarei più tornato a Los Angeles. Stavo così bene, a terremoto a parte. Ma stavo così bene, il clima era bello, la gente era bella, c'era tutto, capirai, erano gli anni 90, ma figurati. Gli anni 90 c'era il jazz nelle Marche a non finire, un mese di jazz a Fano. Sì, però un mese, Los Angeles, capisci? Un mese. Come ambiente Los Angeles... C'è un po' di differenza, va. Ma poi tu ti devi rendere conto che uno che è nato e cresciuto per 18 anni in un paesino piccolo, quindi è cresciuto a pane TV. E cosa c'era in TV negli anni 70-80? Le serie televisive Starsky Hutch, e Rockford, e Sulle strade di San Francisco, e Fame, Saranno famosi, e cioè tutto America. Certo, il mito americano ce l'abbiamo tutti. Però Ruggero, permettimi di fare una piccola osservazione, che poi tutto deriva dal tipo di lavoro. Se uno entra in banca, faccio un'ipotesi, può essere. Poi come fa andare un anno al Musician Institute, alla Berkeley? Non ci può andare, perché ci vuole un anno... che non ti dà nessuno di ferie. Ma quello è un altro discorso. No, però, ma voglio dire che la vita è fatta anche quello che voglio dire è che saltare la vita di un paese, come fai tu, del profondo marchigiano, in un'ottica batteristica, è un po', come dire, discutibile. Quindi la scelta di Ruggero è abbastanza, non dico scontata, ma io poi... Però oggi non si farebbe più, perché oggi quei mezzi che hai non esistono più. Tutto il mondo è paese, cioè dappertutto puoi fare, perché ormai con i mezzi tecnologici non hai più bisogno. Però, oddio, nei paesi, guarda, ti cito un attimo la mia esperienza. Io sono di Catania. Noi con nella scuola di Enzo insegniamo in vari paesi. La sua sede principale è a Floridia, che è un paese di provincia di Siracusa, neanche tanto piccolo. Dove c'è Enzo? No, fa 20.000 abitanti. Ora il problema che noi abbiamo è che stiamo creando una leva di batteristi enorme, proprio in termini numerici, che si scontra col nulla. E quando dico nulla, intendo nulla. Cioè il nulla significa avere in un paese 30-40 batteristi, faccio un esempio per dire, e avere mezzo bassista, due o tre chitarristi, che sono interessati a tutto tranne che a suonare. E suonare significa impegnarsi in un percorso musicale insieme. Infatti tutti i miei allievi, che sono assolutamente frustrati, parlo sempre di Floridia, mi dicono, ma io non ho dove suonare, non ci sono sale prove, non c'è gente seria con cui confrontarsi. Io ho provato a formare un gruppo, ma uno mi dice che deve fare i compiti, le solite scuse che uno si inventa per non suonare. Questa è la realtà dei paesi. Io parlo della Sicilia, ma non credo che poi nelle Marche o in Puglia sia diverso. A Catania è tutta un'altra cosa, quindi è questa esaltazione del paesello che mi sembra molto... fuorviante. Cioè il paesello è la morte della musica. Su questo io... posso che dare ragione a Ruggero al 100%. Non sono d'accordo. Ma no, perché no, non c'è la creatività e non ci sono i mezzi né l'imprenditorialità. Ma non oggi quei mezzi che abbiamo. Ma i mezzi non significa stare in televisione a guardarsi... i mezzi per poter... come dire, confrontarsi allora, come siamo ora anche come noi. Faccio a dire Luigi 1, Luigi 2. Sai qual è la questione? Che è vero che con internet, eccetera, noi possiamo vederci da ovunque,
Però io che ho vissuto l'esperienza americana dopo aver vissuto quella milanese, tieni conto che io sono andato a Los Angeles dopo il diploma del CPM, quindi mi ero già diplomato al CPM, avevo già fatto un anno di mestiere, l'anno diciamo più lucroso per quanto riguarda l'aspetto finanziario, poi mi sono trasferito là e ti garantisco che l'ambiente reale conta, cioè nonostante io sia un grande fautore dell'online, cioè io per me l'online è la svolta. Chi è contro l'online nel 2020 è fuori dal tempo, non lo so, vedo delle battaglie contro l'online, ho sentito dire che l'online ha distrutto la musica. Non è vero, anzi. L'online ha salvato la musica. Ha salvato la musica, non l'ha distrutta. L'online ha distrutto la didattica, no, cioè, voglio dire, però quelli sono, perché? Perché quello c'ha la mappa mentale fatta così, che lui è... Però quando tu sei in un ambiente dove per 24 ore al giorno respiri musica, dentro e fuori dalla scuola, cioè tu esci per strada, a Los Angeles, fai 100 metri e c'è il locale, il Catalina Bar Grill, dove ti suona con l'aiuto con Patitucci. Poi vai su, prendi l'auto di un amico e vai su a Glendale, c'è il Lavely e ti suona Ma l'abbiamo parlato tante volte. Cioè, sì, ma... nel paesino... Ma... questa quotidianità no, non c'è il ma neanche settimanalità, cioè la mensilità. C'è il festival, hai ragione, il festival c'è, per carità, il festival c'è, fanno jazz, c'è, però vengono tutti, sono periodi molto brevi, concentrati, no? Magari c'è d'estate due settimane, una settimana, due settimane, d'inverno a Tolentino c'è un concerto ogni tot, perché io ho un collega di Tolentino che mi manda su Facebook l'evento del Politeama Piceno Tolentino Jazz. Me ne manderà uno al mese, capisci? Quando tu ce n'hai uno, due, tre al giorno e li vedi, cioè ce l'hai lì. Cioè, per dire, solo a scuola, solo dentro la scuola che frequentavo io, lo so che sembra incredibile, ma nell'auditorium della scuola tutte le sante sere, da lunedì a lunedì, c'era qualcosa. E io ho visto Tower of Power dentro la scuola. Ho visto i Los Lobotomies, quindi Simon Phillips, Luke Etter, compagnia bella. Ho visto Peter Eskin in trio con Mark Johnson e Elian Elias. Ho visto la Big Band di Steve Houghton, ho visto Carl Ryan, ho visto la Clinic di Tizio, di Caio. Cioè, ogni sera, tu senza pagare un dollaro, perché era incluso tutto questo nella scuola, tu ogni sera, volendo, rimanevi dentro la scuola e respiravi musica di top level ogni santa sera per 365 giorni all'anno. Capisci che passivamente tu, cioè, vibri in quel modo lì. Invece Tolentino, purtroppo, vibri quel periodo bello che può essere quel mese d'estate o quegli appuntamenti sporadici d'inverno, che è sempre meglio che gli anni 70-80, quando ero ragazzino io, dove non c'era niente. Ma poi vogliamo parlare della mentalità di paese, mica è cambiata quella, oggettivamente. Ma... ok, quello vabbè, però io sono del parere che se tu vuoi fare della musica la tua vita, devi andare dove puoi fare della tua musica la tua vita. E Tolentino, a mio giudizio, non c'è una scuola. Cioè, se vuoi imparare, dov'è? Sì, c'è la scuola online, va bene, però... se io devo fare musica d'insieme, come faccio? Come faccio? Musica d'insieme online però ancora non si può fare. Quanti grandi artisti, quanti musicisti sono usciti da piccoli centri e sono diventati spostati, tantissimi. Si sono spostati tutti, però. Anche spostati, poi magari ritornano e gli piace vivere in un piccolo... Abbiamo un esempio anche fra noi, come si chiama? Flavio. Flavio vive... non vive a Milano, no? No, vive a Milano. E poi si sposta. Lo so, però per dire, se tu prendi le... Se tu guardi io stesso la vita... io prendo la macchina, in un'ora sono a Milano. Io parlo di me, del mio piccolo, Sì, senza fare... Non è che tu potresti fare avanti e indietro quattro volte al giorno. No, quattro volte al giorno no, però un giorno sì, un giorno no. Novara, Milano, ce l'ho... Sì, Novara, Milano non è lontano. Io ho Novara a 50 chilometri, Milano 90, quindi... Non è un problema, non me ne importa. Se tu dovessi frequentare una scuola tutti i giorni, tutto il giorno, no? Cioè il Musician Institute è una scuola a tempo pieno, non è come la scuola italiana una settimana.
non puoi fare avanti e indietro, giusto? Certo, beh, Los Angeles è così, è chiaro. No, ma anche se tu facessi il CPM ipotizzando che fosse da lunedì a lunedì. Ma io... Da dove vivi tu non è che ti... No, ma io conosco diversi amici miei che lo facevano a Milano, facevano l'abbonamento del treno, partivano la mattina e tornavano la sera. Tutti i giorni? Tutti i giorni. Mamma mia. Ti posso fare anche dei nomi, magari qualcuno lo conosci anche, perché se hai insegnato il CPM, magari lo conosci. Ma non è un problema, non quando si vuole... Il CPM non è mai stato tutti i giorni, non è mai stato tutti i giorni. CPM so che avevano l'abbonamento del treno, certo, perché quando ne fai 3 alla settimana ti conviene. Comunque posso dire una cosa? Sì. Possiamo tornare a parlare di gruppi, sì, perché giusto, hai prendiamo delle diramazioni che poi ci spostano in tutt'altra direzione. Sì, certo. Allora andiamo avanti con un'altra domanda. Quando è secondo voi che c'è groove? Cioè, allora qui ho una risposta molto precisa, perché qua passiamo dal sostantivo all'aggettivo. Vai. Dunque, avere groove è creare, dice sostanzialmente avere, creare un rapporto di empatia fra esecutore e ascoltatore. E il rapporto di empatia che si crea quando... diciamo fra esecutore e ascoltatore. Mi piace molto questa, non ci avevo mai pensato. Esecutore e ascoltatore. Cioè, quindi tu dici che c'è groove quando c'è questa empatia? No, non approfondiamo, dopo approfondiamo. Esatto, andiamo approfondiamo avanti. Dopo. Andiamo avanti. Altre opinioni? Io direi... Prego. Quando il pubblico si muove, cioè nel senso l'ascoltatore si muove, nel senso muove una mano, un piedino. Lì, okay. Secondo me c'è groove. Aspetta, vediamo come si potrebbe sintetizzare. Esempio terra a terra, ma il concetto è molto preciso. Bravo. Si muove quando colpisci nel segno. Quando ballano sui tavoli, specialmente il pubblico femminile, quando il pubblico femminile riesce a farlo muovere... Vabbè, sul pubblico femminile potremmo aprire un capitolo infinito, quindi meglio lasciarlo fuori, perché praticamente non sono molto d'accordo con questa osservazione. Andiamo avanti, un'altra. Per me divertirsi ballando, più o meno. Quindi quando c'è... Divertirsi ballando. Vabbè, la scrivo così, dai. Divertirsi ballando. Oh. Arrivo subito, scusatemi un attimo. Un'altra, se ce n'è un'altra, così andiamo a quella sotto. Non dobbiamo rispondere tutti subito per forza, perché se fossimo stati in 20 non ci passava più. Poi la prossima volta io la ripropongo, stata bella. Se c'è qualcuno che non c'era oggi, aggiungerà. Per esempio, quando è che non c'è groove? Quando è che siamo in assenza di groove, invece che presenza di groove? Quando l'ascoltatore non si muove. Esatto, basta rispondere in negativo. Ok. Un'altra. Quindi fondamentalmente è la mancanza di coinvolgimento emotivo nell'esecuzione. Sì, questo è ancora meglio. Ok, qualche altra idea? Vabbè, poi in termini tecnici perché alcune risposte potrebbero essere, come si dice? Sì. Non precise, ma andrebbero approfondite. Certo, sono un po' generiche. Sì. La domanda è, scusa, è quando non c'è suono, ovvero quando non curi accordatura, la pacca precisa, quando c'è il fonico che non collabora o il fonico che non è okay, non suono. Riesco a scrivere tutto questo. Quando non c'è suono, va bene. Il suono che coinvolge. Okay. Invece, vedo un sacco di risposte
a referenza esterna, cioè quando l'ascoltatore non si muove. Non vedo risposte quando io non sento, che ne so, la pelle d'oca. Quando manca l'empatia, secondo me, tra l'esecutore e il pubblico. E questo l'abbiamo già scritto. È il contrario di quando c'è. Nel senso che in generale vedo risposte molto, a parte quelle sopra Equilibrio fa cassa, Rullo e Charlie. In questo caso qui, dove stiamo scendendo un po' più nella sfera emotiva. Allora, nel dettaglio, certo, l'imprecisione ritmica, possiamo dire. Ne ho una per quanto riguarda appunto noi e non l'esterno. Vai. Secondo me è fatto il batterista imbruttito. Cioè, quando c'è groove, tu vedi che uno ride e c'è, si diverte, e c'è groove sicuramente. Quando non gira, se noti, il batterista è cupo, è serio. Sì, diciamo che già questa risposta è contenuta nella mia. Tu lo senti, ridi, cioè sei felice. Non so se tu dici quando è il batterista, cioè se sei tu in questo caso il batterista che sta suonando il groove, quando tu non dimostri non volutamente, cioè quando la tua fisiologia, chiamiamo così, cioè la tua espressione, la fisiologia è formata da quattro cose. P, M, E, R. E sta, P è postura e la E è espressione del viso. Infatti faremo una puntata sulla fisiologia del batterista. Se l'espressione del viso, il batterista, quindi è cupa, è lui stesso che non percepisce groove. Può essere, cioè quando io sono, perché noi potremmo rigirare tutte queste domande al nostro interno, che forse potrebbe essere una chiave di lettura. E non c'è nulla dove io ho un po' più di controllo, ok? Quindi quando io non mi diverto, dici, quando io non sorrido, non c'è groove. Ma sorrido potrebbe, perché se tu guardi Gollino suonare, non sorride mai, però se chiudi gli occhi c'è un groove della Madonna. Allora, questa è una cosa su cui io mi sono interrogato parecchie volte. Cioè, tu vedi Omar Hakim suonare, sorride a 32 denti, lo vedi però, se lo vedi, e già anche questa cosa ti fa... influenza. Piacere a te che lo guardi. Tu guardi Golino suonare, che non è di certo Omar Hakim nelle espressioni del viso, e magari dici, boh, però se tu lo senti solo nei dischi, cioè il batterista da studio tu non lo vedi, lo senti nei dischi e dici, Madonna che tiro. Poi guardi un video e lo vedi con la faccia cupa, così, non ho capito? È scuro, scuro, e magari quella magia di groove la perde. Può essere? Mi è mai capitato? Però se tu lo senti e basta, senti un tiro della Madonna. Guarda, è lo stesso discorso anche sulle questioni di impostazione. Io quando vedo suonare Marangolo rimango sempre molto perplesso, per non dire turbato, dalla sua totale mancanza di impostazione base. Però poi una parte di me ha imparato a superare questo aspetto e guardo al contenuto di quello che suona, con la sua impostazione totalmente sbagliata. Dato quella famosa intervista incriminata, che è stata un'intervista ad altissimo livello, me l'ha confermato anche Enzo che se l'è riascoltato, sempre sporcata dalle sue solite smanie, diciamo, di protagonismo. Però fra le varie cose che sono passate sotto silenzio, perché ho parlato principalmente di Pioniere, lui ha sottolineato che quando è andato a collaborare a un conservatorio, lui credo che adesso risiede in Puglia, questa cosa gli è stata fatta notare da un insegnante, dice, che però sottolineava il fatto che non riuscisse a fare delle cose egregie ad alto livello, sia pure con un'impostazione abbastanza discutibile. Magari aveva usato un eufemismo, però il concetto è quello lì, perché di questo stiamo parlando. Comunque, per chiudere il discorso non c'è gruppo, sicuramente bisogna sottolineare l'imprecisione ritmica, e quindi anche la mancanza di timing. Questi sono elementi fondamentali. Ci sta. Questa per esempio è una risposta tecnica. Tecnica, bisogna darla una risposta tecnica. Siamo molto sul filosofico. Mancanza di coinvolgimento emotivo non è tecnica, è più sulla sfera emotiva. Quindi emotiva. Quando non c'è timing, ma... Quindi imprecisione ritmica e mancanza di timing. Ok, vedi che si può rispondere in tanti modi. Certo. E questa risposta è complementare rispetto a quella che ha dato Marco Pradella prima, perché ovviamente il groove è la somma essenzialmente di
di sound e timing principalmente, la cosa che proprio io su cui martello quotidianamente gli allievi, che ovviamente sono un po' alle prime armi su questi concetti, perché c'è chi va a tempo, e anche lì c'è, è una, quella è un'arte difficile, sì. E non ha suono. E, il contrario è abbastanza complicato, perché quando gli allievi sono un po' agli inizi non si pongono neanche il problema di come suona la batteria, stanno lì e pestano. Sì, sì, non è che si mettono a raccordare o a vedere dove picchiano, se al centro. Esatto, se... questo è un concetto importantissimo, certo. Del prendere il tamburo in un certo modo, l'importanza del rimshot. Quello arriva dopo, col tempo. Infatti, come si dice, la differenza sta nei dettagli, no? Ma quando riesci a percepirli, sti dettagli, sennò prima... Bravo, è tutto un problema di consapevolezza ritmica. Esatto. La chiave è tutta lì. Quando si comincia a capire come funziona lo strumento, e questo non ha nulla a che vedere con la tecnica in senso stretto, questo no. L'ho capito negli anni. È proprio un fatto di maturità mentale, come dicevi tu all'inizio, di cultura musicale. Cultura. Allora, innanzitutto la questione della tecnica, essendo io un maniaco ossessivo compulsivo di tecnica, non so se magari non traspare così tanto, ma se mi beccavi 20 anni fa ero un talebano della tecnica. E ero traditional grip, figurati. Sì, sì, sì. Cosa che adesso proprio... Sì. No, traditional grip. Ma poi col tempo ho capito che ci sono, che in realtà la tecnica non esiste, o perlomeno esiste la tua tecnica. Perché se tu prendi batteristi degli anni 70, quindi non scolarizzati, che tecnica avevano? La risposta è, avevano la tecnica che serviva a loro. Che era funzionale al loro obiettivo. A quello, il loro repertorio. Cioè i batteristi, parlando sempre di band, il batterista di una particolare band longeva, per dire, che quindi ha fatto dischi e dischi e dischi, tecnicamente ha una tecnica funzionale sviluppata dove? In sala prove. Perché mica studiavano, aspetta che mi metto sul pad, immagino nel 65 mi metto sul pad a fare il paradiddle. Ma non c'era il pad probabilmente. Niente. O c'era un pezzo di legno con la gomma para delle scarpe, capito? C'erano i fustini del Dixon come pad. Anch'io ce l'avevo. Io ho cominciato lì, sui fustini. Anch'io, quelli cilindrici. A 14 anni. Sì, sì, poi hanno fatto i fustini rettangolari, non funzionavano più, porca vacca. Finché erano cilindrici ci stava. Quindi la tecnica, per dire, la tecnica di un Bonham, di un Collins, di un Ringo, di un Charlie, era tecnica sviluppata suonando, non studiando. Quindi loro riuscivano non a fare... Non c'era solo l'uomo in mollo. C'erano anche i fustini di Stan. Probabilmente no, anche loro... Dico, non c'era solo l'uomo in mollo. Ah sì, vero. Franco Cherry. La differenza è che loro, facendo 1 milione di prove al giorno, perché questi campavano nella sala prove, di solito era a casa sì, di uno, a casa di un altro. Stavano 7-8 ore al giorno lì e quello era lo studio per loro. Cioè dovevano fare una roba, che so, un pezzo in tempi dispari, che loro manco sapevano che cos'era un tempo pari e un tempo dispari, beccavano il loop a orecchio e poi sopra cominciavano a fare delle variazioni in base alla tecnica che avevano. Se cercavano di fare una roba che non gli veniva, che facevano? Costringevano gli altri a fare il passaggio 100.000 volte fino a che lui non sviluppava la memoria motoria, la tecnica per farlo. Capisci? Quindi tutta la didattica che è nata dopo ha preso tutta un'altra strada. Cioè, fai gli esercizi e fai 5 minuti al giorno di stick control, ogni riga, un minuto, falla 20 volte. Tutto quel sistema lì è nato dopo questi batteristi qua. Ruggero, aveva la tecnica, Tieni presente che lo stesso Wegener in un'intervista ha detto che lui, quando era ragazzino, ascoltava Ringo certo, e Charlie, e si è formato, lo dice, io suonavo quella... È quello, è la storia... E tutti noi siamo tutti figli di Ringo. Io avevo... Tutti noi. Ti ricordi le compilation, quelli con la foto sulla tromba delle scale? Esatto. Io sono partito da lì. Ma non come batterista, come ascoltatore. La compilation dei Beatles, quella lì. La rossa e la blu. Sì. Quella 67-70. Sì, 67-70 e 60... Però quella prima 62-66. Sì. A me mi ha colpito quella del 67-70. Vabbè, quella è il secondo periodo. Solo il primo lato, peraltro. Avevo una cassetta Philips, una delle mie prime. Me l'ascoltavo in continuazione, ma ancora non ero batterista. Avevo anche Hard Day's Night, avevo. L'album? L'album, sì. Sì, dal film. Perché io avevo un parente, allora mia zia, sorella di latte di mia madre, veniva di Ancona, veniva spesso a trovarci a Tolentino. Sì. E all'epoca si usava
per buona convenienza ed educazione, ogni volta che si andava ospite da qualcuno portare un regalo. Ok? Questa, il figlio molto più grande di me, lei aveva un figlio di, che ne so, io avevo 12 anni, questo ce n'aveva 25. Allora, che cosa aveva preso sto vizio di portarmi un disco consigliato dal figlio? Per cui un giorno questo mi arrivò con i Beatles, con sta compilation, quella doppia, no? E io non sapevo chi erano, ovviamente, ero piccolino, avrò avuto meno di 10 anni. Poi un giorno mi arrivò con i Jethro Tull. Porco cane, mi arrivò con Songs from the Wood. Non so se vi ricordate questo disco. Cioè, pensa Songs... che botta. Come si chiama il disco, scusa? Songs from the Wood, Canzoni della foresta. È un disco meraviglioso. Ma proprio c'è, cioè, un livello... Il batterista di Jethro Tull, ragazzi, era una bestia impressionante. Barry Mobarlow, insieme a Sivas. Sì, 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 sì. Anche se perché ne hanno cambiati due o tre, ma questo sì, sì, qua aveva una tecnica ma micidiale. Se voi prendete il doppio live, Bursting Out, si chiama Bursting Out, cioè questo suona con una Ludwig trasparente blu, ma c'ha una, a parte, ma c'ha una tecnica, una velocità, un rullo singolo tipo Cobham, una roba cosa, ma era, e faceva delle robe difficilissime, complicatissime, ragazzi. Esatto. Parliamo dei primissimi 70, c'è, cioè una roba che io non dico, ma come, boh, vabbè. Allora, guarda, andiamo avanti, ultima domanda. Quali, ultima domanda di quelle che ho io, poi se ne vogliamo aggiungere altre, quali elementi costituiscono il groove? Cioè, che cosa quali sono gli ingredienti che ci devono essere? Che può essere un po' la summa delle due fatte sopra, quando c'è, quando non c'è, soprattutto quando c'è, probabilmente. Quindi cosa c'è secondo voi? Quando è che quegli elementi che devono esserci per forza in un groove, per essere un groove e non casino, rumore o una roba di una crisi epilettica? Lavoro fatto col metronomo, il suono curato e mi sfugge. Aspetta, allora, lavoro fatto col metronomo si può sintetizzare con la precisione? Sì, per dire poi la come... precisione, però molte risposte sono già state date. Sì. Forse questa ultima colonna si potrebbe sostituire con un altro argomento, cioè come ci si può approcciare a un groove, nel senso come si arriva ad avere un groove valido, cioè quale potrebbe essere la propedeutica al groove, cosa, sì, su cosa, no, si può lavorare, perché molte delle cose, cioè gli elementi che costituiscono il groove, si desumano tutto quello che abbiamo detto nei quattro paragrafi precedenti. E noi li diamo per scontati, hai ragione Luigi, noi li diamo per scontati, no? Sono robe assodate che neanche ci pensi più. Però se devi spiegare a un principiante, devi avere una piccola roadmap, come stiamo facendo adesso, su come condurlo, metti un allievo, per esempio, giusto? No, ma infatti io sto dicendo questo anche in relazione alla tua risposta, perché quello che ti dici tu è giusto, però è più una parte propedeutica, perché suonare col metronomo è la base di tutto, ed effettivamente è l'impostazione fondamentale per capire come si arriva al groove. Quindi, secondo me, è più una parte inerente alla propedeutica. Quindi, a questo punto possiamo scrivere... Tu intendi il processo per arrivare ad avere groove. Esatto, il processo, diciamo, la fase preparatoria, quella che è gli elementi fondamentali che ti portano poi con la maturazione giusta, con la cultura e tutte quindi le cose sono che gli elementi su cui nel tempo tu devi lavorare per avere un buon groove. Poi dopo... Esatto, e qui quello che dice Marco Prodella è corretto, nel senso che il metronomo diventa molto più importante della tecnica, perché la tecnica è una cosa che col groove c'entra in maniera molto indiretta, anche se molti non sono convinti. Sono convinti del contrario, tant'è che ne abbiamo parlato tante volte, ci sono insegnanti che vanno a pane e pad per anni e poi sfornano allievi che non hanno capito il rapporto per Charleston e Cassia Rullante. Il rapporto per Cassia Rullante e Charleston è innanzitutto dettato dalla pulsazione ritmica, quindi il metronomo è la prima cosa. Ok, studio col metronomo, che cosa altro si può aggiungere? No, sicuramente non basta questo, un'altra cosa, dai. Per me è quando si impasta perfettamente con il brano, quando è un impasto perfetto, un mix tra con il brano che va a suonare il
che la accompagna il battista. L'abbiamo già scritto, però. Sì, questo più o meno è un concetto. Però è questo è quello che rende un groove interessante, l'impasto. Allora lo metto con... qua, no, lo metto sì. In questa riga. Ecco, forse in quell'altra finca, sì. Forse. Beh. L'impasto con gli altri strumenti, quindi. Certo, con gli altri, sì, esatto. Una cosa funzionale al resto che c'è sul palco o in una sala prove. Ok, sì, sono parole povere, impasto. Studio sì. Con il metronomo. Soprattutto con il basso. Possiamo convenire anche che come tocco lo strumento, quindi il gesto, certo. Potrebbe essere una piccola... La dinamica. Una piccola argomentazione tecnica. Cioè, tecnica, sì, esatto. Quando, la tecnica c'entra cioè, comunque. Quando io ho groove, ho notato che a prescindere dall'impostazione... come dici tu Marangolo, ma se prendiamo tutti i batteristi, magari uno tiene la bacchetta in un modo o in un altro, facciamo finta che quella parte lì non conta, però il gesto tra virgolette, passatemi, atletico, cioè il fatto che se uno quando suona il Charlie non ha un movimento del braccio armonico, organico, è difficile che va, non dico al 100%, è difficile che vada dritto e non quando giusto, non infatti... vai dritto. Questa riflessione la tradurrei con estetica del movimento. Ci sta, mi piace. Tenuta ritmica? No. Sì, esatto. Cioè costanza ritmica. Costanza ritmica. Cioè non puoi tenere due battute poi... Esatto. Infatti questa è giusto, una giusta osservazione. Quindi rientrando negli elementi che costruiscono il gruppo, perché questa è più propedeutica, ci metterei la... una cosa che costituisce il groove in senso stretto è la sua ripetitività. Tenuta. Tenuta e costanza. Un esempio perfetto, Sex Machine di James Brown. Certo, non ce ne sono tanti. Perfetto, sì, uno dei tanti. Anche certo. Billie Jean di Michael. Tutto un certo tipo di pop dove non c'è un film. Prendete Every Breath You Take. Anche se su Every Breath You Take la leggenda narra che la cassa sia della Lynn e Rullo e Charlie di Stuart Copeland. Adesso non so se sì, questo dubbio sempre ce l'ho avuto onestamente. Perché ho c'è un po' di flemmaggio. Un po' strano. C'è il flemmaggio fra il Charlie e la cassa che un batterista è difficile che flemma arto destro con piede destro. Perché la leggenda narra che la cassa sia finta. Cioè lui ha suonato su click solo le mani. Ma bisognerebbe chiederglielo, ma io avrei paura a chiederglielo. Per cui, perché sai che è un elemento un po' strano anche quello. Potrebbe reagire male, sei un po' permaloso. Non so se avete visto nel DVD della Reunion come ha reagito quando Sting durante un film si è messo a ridere. Non l'ha presa bene. No, per niente. Per cui... Non lo può permettere però, che sua Copeland se lo può permettere, se lo può permettere. È la storia, Il suo modo... Ecco, quelli sono quei battiti. Lui ha una tecnica assurda, che mano sinistra, ma non esiste quella mano sinistra lì, se l'ha inventata lui. È incredibile. Però solo lui quell'impugnatura fra indice e medio. Eppure riesce a fare quello che abbiamo sentito per 40 anni sui dischi e nei live. Con quell'impugnatura lì, che uno dice, ma perché lo fai? E a me verrebbe proprio chiedere, ma perché lo fai? Si nastrava tutte le dita. Straordinario. Si sfasciava le dita. Dice, ma la prendi match e puoi fare le stesse cose, anche meglio probabilmente, senza sfasciarti le mani. No. Lui ha sempre dei guanti particolari alle mani, quando suona. Sì. Comunque, sono quelle persone che tu dici poteva tenere le bacchette anche con i Monkery, cioè gli veniva tutto così e basta. Sì. Esatto. Non vale la pena addentrarsi nel discorso tecnico, come se uno si addentrasse nel discorso tecnico con Bonham. Ah, ma come teneva le bacchette? Però già Bonham è più un po' più ortodosso, in effetti, quando deve suonare. Cioè, lo vedo abbastanza esteticamente bello da vedere. Sì. Sir Copeland è molto particolare per questa impugnatura che sta... tra indice e medio . Veramente, cioè io la prima volta che l'ho visto ho detto, incredibile, io me ne sono accorto dopo anni e poi qualcuno me l'ha fatto notare, ho detto ma vero, c'è qualcosa di strano che all'inizio non capisci, poi lo guardi ma poi vedi. Tira delle bordate tremende, sfasciandosi ovviamente il pollice,
perché lì tutta l'articolazione del pollice, secondo me, se gli fai una radiografia, non so cosa, quante microfratture ci saranno lì dentro. Non lo so, comunque, comunque ti incanta quanto lo ascolti. Ma scherzi, io rimanti, non avevo basito. Ma guarda che alcuni pezzi, io ci ho messo anni a capire quando iniziava, dove era l'uno, ci mettevo 8 battute a capire dove era l'uno. Porco. Però anche è vero che alcuni sono sovrincisi, quindi anche qui non dico che sfatiamo un mito, però io pure mi sono cervellato per anni su certe parti di mission, come era, Message in a Bottle, cercavo di replicarle, poi ho capito che ci aveva registrato quelle parti, certo, la parte sto quella della campana del piatto con i vari interventi, tutta la seconda parte è tutta in 8/8. Ah sì? Certo, comunque l'ha spiegato bene Bertonazzi in qualche video. Io sì. l'avevo intuito, ma del resto pensavo, ho detto, come si fa a fare queste parti insieme senza sbagliare un colpo con questo livello di precisione? E comunque ci sono anche degli errori a volte nelle registrazioni, perché quando ascolti la parte viso alla batteria, addirittura ci sono dei rullanti mancanti, e li hanno lasciati. Questo perché probabilmente registravano tutti e tre assieme, sì, quindi esatto. Non valeva la pena rifarlo tutto per un rullante mancato. Oggi te lo sostituivano, prendo il rullante di lì, lo metto di là. All'epoca non si poteva fare e teniamo questa, peggio per te che hai ciccato il rullante, oppure l'hai preso qua invece che al centro. Volevo farvi vedere un attimo questo libro, me l'ha portato mio papà dall'America negli anni 60 ed è sulla batteria di, cioè in America uscivano questi libri qua, è un esempio. Che libro è? È un libro, no, non lo so che cos'è, non so dove l'ha preso, guarda. Mio papà è andato nel 65 in America e mi ha portato questo. E c'erano le prime partiture per batteria separate di lingue, i primi esempi. Vedi? Pensa un po'. Parliamo del 1900? 65-66. Da noi non c'era niente nel 65. Cosa c'era? Niente. Comunque se volete io posso fare le fotocopie, perché questo è un reperto male, credo che non sia introvabile. Bello, se riesci a scannerizzare, ve le faccio volentieri. Sono un po' di pagine, scannerizzo e ve le condivido. Perché ovviamente il commercio non esiste. Non esiste. Assolutamente. È una reliquia, bello. Sì, molto. Comunque, per tornare al groove, è collegato all'elemento della ripetitività, io direi, come elemento costituente il groove, il fatto di creare una sorta di mantra ipnotico. Cioè l'elemento ipnotico importante è legato alla ripetitività, però non nella parte del groove, non della propedeutica, perché quello è proprio l'effetto del groove, quello di creare una sorta di ipnosi, quindi mantra ipnotico, qualcosa del genere. Sì, mi piace. Certo, se io ogni battuta cambio, non è groove. Dipende anche dallo stile, chiaramente. E infatti, nel jazz non si parla di groove, si parla di swing. Si parla di swing. E anche lì ci sarebbe da parlarne, perché swing vuol dire dondolare. Dondolare. Ma anche rock and roll vuol dire to rock a chair, cioè la sedia a dondolo, in inglese si chiama rocking chair e non swinging chair. Sì. Per cui anche nel rock in realtà c'è un elemento di swing. E lì poi ci potremmo addentrare, ma non ha a che fare con la materia che vorrei sviscerare io anche nelle prossime puntate, perché poi dobbiamo suonare un po', sentire degli esempi, dobbiamo fare degli esperimenti, ok? Sì, aspetta, sulla propedeutica, quando è scritto estetica, lì c'è un errore, estetica del movimento, non del ritmo, giusto? È vero, cosa ho scritto? Forse stavo pensando a un'altra cosa. Sì, stavi pensando alla risposta successiva. Allora, come propedeutica, ovviamente ci stanno gli studi accurati di interdipendenza, anzi quella si può dire che è la base di tutto, ancora di più del metronomo. Sarebbero? Tutti i vari studi, quelli del Gary Cecchi, del Time Function Pattern, secondo me si chiamavano studi di indipendenza, ora secondo me il termine più corretto è interdipendenza. Tu parli dei feedback? Esatto, quella è la base, cioè se non hai quello, un gruppo non lo puoi suonare neanche. E noi comunque diamo, per esempio, una cosa, vedi, che non abbiamo scritto a nessuna parte, ma il posizionamento, ecco, nella parte qui, vedi, quali elementi costituiscono un groove, ma se io non metto il rullante sul 2, 4 o zone limitrofe. Ah, certo, il backbeat, giusto. Il backbeat è un elemento che se non c'è... No, perché lì si va su cose proprio molto, come dire, concrete, giusto, backbeat.
È importante perché se, no, no, per certo. esempio, se io sono in un contesto Latin dove non c'è backbeat, il groove diventa un po' più quasi jazzistica come cosa. Cioè vado in un altro ambito. Io invece vorrei stare nell'ambito del backbeat. Ok? Cioè parliamo di quello che poi noi suoniamo nel 99,9% dei casi, sì, esatto. noi batteristi italiani, perché adesso a parte penso Alex Battini e pochi altri che suoneranno Latin dalla mattina alla sera, noi normali, comuni mortali, ci facciamo secondo me il 90% di pop barra rock. E insegniamo questo soprattutto. Il blues anche, un po' di blues. Quindi backbeat, anche nel blues c'è il backbeat. Anche nel blues c'è il backbeat, certo. Esatto, quindi facciamo così, la definizione più corretta è noi facciamo per il 90% del nostro tempo musica con il backbeat. Poi sì, qualcuno esatto. di noi sfora un po' nel jazz, fusion, qualcuno nel latin, ma il nostro business, parliamo di quello che noi facciamo di più, anche se non lo facciamo per mestiere, comunque è backbeat music. Potremmo catalogare in due grandi macro aree, backbeat music e non backbeat. No, backbeat music. Esatto. Sì, e secondo me noi italiani per il 90% facciamo backbeat music, che poi sia funk, rock, blues, R&B, che ne so, rock and roll, però sempre sto rullante, pam! Sì, sui tempi deboli c'è. Sì, è difficile che io metto rullante sull'1/3 e ho groove. Anche se, non so se vi ricordate, c'è un esempio nella musica italiana dove a un certo punto in un brano il rullante viene messo sull'1/3. Buon Soiree di Pino Daniele, ve lo ricordate? Jerry Marotta alla batteria. Il ritornello girano la batteria. Cioè andatelo a sentire perché è sconvolgente. C'è tutta la strofa, il ponte e rullante 2/4. Arriva il ritornello, mette rullante sull'1, la cassa sul 2, rullante sul 3, la cassa sul 4. Però se ci rifletti anche il backbeat rovesciato è una forma di backbeat. Cioè si tratta semplicemente di invertire la posizione. L'elemento ciclico viene mantenuto. Sì. Chiaramente non si chiama backbeat, diventa un downbeat. La percezione del cervello che arriva da magari un minuto di 2/4 sul rullante, quando glielo giri sull'1/3, sai che c'è? Io le prime volte che sentivo il brano, il cervello si convince che è l'armonia che è storta e non la batteria. Certo. Il mio cervello, perlomeno. Cioè, sono gli accordi che stanno nel momento... Cazzo, hanno messo gli accordi sul 2/4 invece che sull'1/3. No, è il rullante che è andato sull'1/3. Andatelo a sentire perché quando ci arrivi, dopo un minuto di brano, arrivi al ritornello, e rimani... è disorientante. È un'idea della Madonna. Un'idea della Madonna. L'hai trovato. Allora, dicevo, come propedeutico di un gruppo, quindi accurati studi di interdipendenza. Poi, tra parentesi, possiamo metterci anche feedback exercises. Potremmo scrivere così. Feedback studies. Poi, presi dal Gary Ceffi oppure no, non importa. Sono quelli, sì, l'importante esatto. è che ti fai quelle robe lì. Allora, un elemento complementare che costituisce il groove, sempre parlando in termini molto concreti, è, secondo me, sono le ghost notes, in molti casi. Però certo, lì siamo in un campo più della... Si va troppo nello specifico. Andiamo sì, ma più che specifico è più complementare. Ci sono dei contesti in cui le ghost non ci sono, effettivamente. No, è tipo nel rock. Rock. È un però secondo me fa tanto il Charlie certo. fa tanto, cioè il controllo di quello secondo me è uno strumento un po', come si dice, sottovalutato, perché è pilotato dall'arto più debole che noi abbiamo, che è il piede sinistro per noi destri, ma in realtà le potenzialità che ha il Charleston non ce l'ha nessun altro strumento sulla batteria, cioè il fatto che tu a seconda della pressione che eserciti cambia il suono. A seconda apri, chiudi, determini la lunghezza del suono. E in più è quello strumento che hai in quella frequenza dove tu stabilisci un po' lo shaker, cioè la suddivisione. Quindi l'importanza del Charlie, forse lo spiegava bene Peter Eskin nelle sue prime videocassette, cioè è lì che stabilisci lo stile. Sì, sono d'accordo. Infatti potremmo scriverlo come dinamica e ritmicità del Charlie. Controllo della dinamica
Però sempre nella parte del groove, tutto sommato, più che propedeutica, secondo me è proprio un elemento. Del... Vedi che alla fine non ci piaceva questa riga. Si no, invece poi piano piano, perché va molto sul concreto. Adesso. Quindi controllo del... Ma se io diciamo, scrivo solo controllo dell'HH ci sta dentro tutto? Forse è meglio se metti controllo dinamico del Charles, così scendo sia il controllo che... Dinamico e ritmico. E ritmico, esatto. Un esempio era Ginger Baker in Todd, da solo. Da solo lunghissimo di Todd. Todd. Non lo conosco. Sì, io lo conosco, ma lì c'era Charles in quella parte. Lui non lo ferma un secondo, no. Quella, ah, bello, sempre anche, in movimento. Anche nei soli di Bonham, certo, sì. Per non parlare di Tony Williams e tutti. Sì, anche, certo. Ma anche... Però noi qua stiamo parlando del Charles, sono suonato principalmente con la mano, giusto? Sì. Quindi quella è un'altra cosa. Sì. Comunque, certo. il controllo dinamico, e secondo me dentro controllo dinamico e ritmo c'è anche l'uso del piede, comunque. Esatto, certamente. Perché sono le aperture... anche l'apertura quella intermedia, infatti questi sono concetti che ogni tanto mi ritrovo a spiegare, perché l'utilità del suonare i brani uno non ci riflette mai abbastanza, per questo l'altra volta parlavo degli esami triniti, che molti li snobbano, li sottovalutano, però ti mettono di fronte a delle interpretazioni che poi tu devi spiegare agli allievi, cosa che in termini di didattica di base non capiterebbe, e quindi io mi ritrovo a spiegare il Charles, sono suonato un po' all'inglese, perché gli inglesi hanno il suo sistema di aprirlo un pochino, ma non nella modalità rock, quindi non è né chiuso né aperto e non c'è una definizione standard questo modo di suonare. Sì, sì, sono d'accordo, anche perché è anche il colore del Charleston, cioè è un suono che forse fra Cassa, Rullo e Charlie, se ci fai caso, è il suono più presente. Sì, se io faccio gli ottavi in una battuta, è difficile che ci sia un altro strumento che suona più note del Charlie, a meno che non faccio i quarti. Se faccio i quarti faccio pum pum pa, pum pum pa, è vero. Comunque la cassa fa quattro note e anche il Charlie ne fa quattro. Ma appena faccio gli ottavi, in realtà è il suono più presente. Certo. Ed è quello che determina il movimento in avanzamento del groove. Esatto, un po' anche il respiro della canzone. Se non hai se tu non poni attenzione a quello strumento lì, E lo tratti un po', ma sì, il Charlie, no? Il fatto, ma sì, sta lì, ci metto sopra la mano. E no, cavolo. Perché basta che sposti un accento, basta che fai, come dici tu, lo apro leggermente e il suono si allunga un po'. Perché i fanchettari che fanno? Schiacciano talmente tanto il Charlie per avere il suono cortissimo. Proprio la tss, sì, corta. Sì, esatto. Appena allenti un po' la pressione, questa tss diventa tss. Quindi comincia ad avere una durata. E quello fa. Cavolo se fa. La scelta del piatto, poi non ne parliamo, il suono del piatto, il diametro, per cui secondo me quando vado a scegliere i piatti perdo un sacco di tempo su Ride e Charlie, credo, ma il Charlie e Ride devono essere, soprattutto il Charlie, che è quello che suono di più, mi deve piacere da matti, perché se non mi piace, come faccio a odiare il suono del mio Charleston, che è lo strumento che suono di più? Posso studiare un ma uno splash, ma un Charlie non... Certo, poi Charlie, se ci rifletti, è problematico, perché ha almeno tre suoni pilota fondamentali che potrebbero non corrispondere al tuo gradimento. A me capita spesso di avere un Charlie che chiuso suona bene, con il piede discreto, e poi invece l'apertura classica, quella dei tempi disco, non mi piace. E allora rimetti tutto in discussione. Per esempio, io invece ho problemi con alcuni Charlie che io scelgo alla UFIP, dove con la bacchetta suona bene, il chic invece non esce mai. Il chic è debole. Anche se devo dire, con questo stratagemma io ce n'ho due o tre, e col fatto dei fori di sotto hanno risolto molti problemi, secondo me. Ma io non ce l'ho il foro sotto. Invece, ecco, quello è un consiglio che ti do. Infatti i miei piatti migliori sono i class con i forati di sotto, e non li devo più girare, orientare, sai, i soliti stratagemmi mentre uno suona, soprattutto jazz, che li deve inclinare, li deve invece prendono una posizione, anche se sono paralleli, suonano bene perché l'aria esce da questi punti. Allora, io così ho una coppia da 15, natural sopra e class sotto, allora il class, se non sbaglio, ha il buco, infatti è un chic della Madonna quel cielo lì, però un 15, cioè è sotto, il piatto sotto è pesantissimo. I vecchi KZ, ve li ricordate? Sì, io ce n'ho due tra l'altro. Il KZ aveva un suono della Madonna perché era lo Z sotto che dava un chic tremendo.
Però anche lì il suono è un po' particolare, a volte mi piace, a volte no, vedo che sono un po'... cioè non ha un suono standard, dice che tu lo senti una volta e ti piace sempre. Però ha quell'impasto sonoro tipico degli Zildjian che tu dici, è bello. Cavolo, quando lo suoni chiuso, infatti me lo sono montato sulla destra un po' alla David Garibaldi, ha un suono fantastico, suonato chiuso, fisso. Fisso e chiuso, ok. Ruggero, prova il bottom, quelli ondulati. Io ho 30 anni... Esatto, è 30 anni che ho la 2000 Sound Reflection, quello ondulato sotto. Lo senti? Però quelli ondulati mi sa che sono un po' più fragili mediamente. No, no. Io sapevo che si rompevano più facilmente. No, no, sono piatto sotto? È bello spesso. Il piatto sotto. No. Ma quello che io non ho mai capito, perché ripeto, qua su a Milano i Paiste si fa fatica a trovarli, per cui figuriamoci Soundage. E quando tu ci suoni a Charlie chiuso, il fatto che c'è il piatto sotto ondulato, il suono è bello corto, secco, come se fosse un piatto normale. È sempre bello, è bellissimo. Perché presente. Io non l'ho mai provato, per cui non... Consigliatissimo, provalo. Va fuori l'aria. Un negozio che ha i Paiste, porca miseria. Milano non ci sono. Devo fare una protesta ad Aramini, che è l'importatore di Paiste. Ma a Milano, sti cazzarola di Paiste. Sei andato a Lucky Music? Sei andato, Ruggero? Sì, non c'è. Non... Da Lucky, da Cavalli, sì. Cavalli a Brescia. Cavalli a Brescia è lontano per me. Dampi, anche... ma sono tutti online. Sì, i piatti bisogna sentirli. Fai un salto a Bologna da Aramini, penso che ospitano, te li fanno provare. Da Dampi, anche Dampi a Bergamo. È più vicino a te. Consigliatissimo, prova il Soundage. Dopo non so, penso che... La serie 2002, dici? No, io ho la 2000, che facevano negli anni 90. 2000? C'è ancora la 2002 adesso. Ma comunque vanno bene tutti gli Edge. Adesso li hanno rinnovati, ovviamente. E c'erano anche i Signature, no? Col Soundage. Sì, guarda, ce n'è una marea sul sito. E comunque io sto parlando di pop, musica da ballo, rock. Sì, sì, sì. Dopo il jazzista che vuole il suonettino delicato, non penso. No, no, certo. Però, ragazzi, che... Ma che il Soundage esiste dagli anni 70. Esatto. Ce l'aveva un mio insegnante negli anni 80, mi ricordo, io l'ho scoperto là. Sì, sì, sì. Ma forse li usavano, perché i batteristi inglesi usavano Paiste, no? Sì. In Europa sono arrivati dopo. Tutti i batteristi delle rock band inglesi che conoscevamo noi da ragazzini erano tutti Paiste. Sì, sì, di Purple, certo. Tutti, come no. Tutti. Sì, sì. Ma Copeland Paiste, Bonham Paiste, Ian Pace Paiste. Devo dire che 2002 una certa circolazione ce l'hanno ancora anche da noi, sì. Sono tutti gli altri modelli che proprio non esistono, non li suona nessuno, a parte ovviamente i piatti marca cavallo, come diciamo noi, che ci sono nelle sale prove, ma quelli sì. Vabbè, sono così 101 esatto. 501 perché... al limite gli Alfa, che sono già una serie intermedia, ma insomma quelli li suono. In realtà io suono quasi sempre Paiste per questo motivo, perché quando vado in una sala o nelle stesse aule di scuola, sì, essendo sì. I piatti più economici sono piatti quelli, da battaglia, sì, le sì, battaglie sì. È difficile anche da, sono difficili allora, da rompere. Allora dovremmo chiudere, sono l'ultima cosa, dobbiamo mettere qualcosa sulla cassa, come la potremmo definire negli elementi del gruppo? Allora, perché l'argomento della prossima volta che io vorrei toccare è proprio questo, il fatto di avere questi due suoni, basso, alto, pompa, pompa, che cosa... Cassa e basso, il cuore del groove, io lo chiamo. Perché su io di lo me, chiamo il cuore poi del groove. Ve lo dirò, su di me ha un effetto molto particolare, sto boom, pa. Anche allora potremmo scrivere proiezione sonora della cassa, per esempio. Può essere. Cuore del groove, per me è pure. Sempre come elementi. Come elemento, sì, elemento del guarda groove. Un po' come si è trasformata sta riga. Eh sì. Ok, adesso io questa la salvo, la devo convertire in, perché qua non ho Excel, questa è Numbers, la salvo come Excel e la metto nel gruppo, va bene? Così ce l'abbiamo tutti, la prossima volta andiamo avanti, però la prossima volta facciamo un po' di esperimenti sonori. Che ne dici se ognuno di noi sceglie un brano e lo fa sentire agli altri? Uno, certo, più o meno. Sì, uno. Scegli un brano da Spotify o lo metti tu, gli diciamo il titolo e tu lo fai sentire.
Basta che mi dai il link di YouTube nella chat, io lo apro. Sì, no, ma ti diciamo il nome del titolo, tu lo cerchi e lo metti. Va bene, così. Certo, come no. E poi magari io cercherò di risuonare quel groove e lo registro anche, perché io ho sotto qua pronto il computer per registrare, così possiamo riascoltarlo. Ruggero, Ruggero, sì. Hai tempo di fare quella cosina simpatica, sì, che ti avevo proposto? È il fine settimana il momento in cui posso dedicarmi agli extra, perché durante la settimana sono ho tutto. Con comodo. Ho guardato le trascrizioni, mi ci devo mettere, perché comunque a memoria quello lì me lo ricordo abbastanza. Farò sicuramente la parte facile, quella di Collins. Bene, quindi, bene. Ah, quella dei film. Thompson te la fai tu. Senti, ma la parte de, diciamo, musicale, a parte l'idea di Luigi, che secondo me è una buona idea, tu come la volevi affrontare? In senso, allora, io volevo fare questo, avevo fatto questo programmino. Io avevo registrato delle cose, ma era l'esperimento per registrare, l'ho tenuta. Cioè, a seconda di dove, dato per scontato che io metto il rullante per cominciare su 2-4, quando io metto la cassa in determinati punti, se io chiudo gli occhi, quindi devo determinare innanzitutto il BPM, la prima cosa che devo determinare è la velocità, certo, poi dove metto la cassa, dove metto il rullante. Dato per scontato che il rullante lo metto su 2-4 per partire con una cosa semplice, gli elementi su cui lavoro sono la posizione della cassa e il Charlie. E io vorrei, la domanda che vorrei, che vi farò e segneremo le risposte, è: che cosa ti arriva a te quel pattern lì, a quella velocità lì, cioè quel blocco lì? Io lo suonerò per un tot di volte, lo registro e poi lo posso anche mandare a loop. E posso cominciare, ieri ho fatto anche l'esperimento di fare il rullante famoso appoggiato. Stesso pattern, rullante appoggiato. Quindi con click, senza click. Cioè lo ascolti col click e quindi senti tra rullante e click. E quando tolgo il click non sento più il flam, perché il cervello, quando ha il click di riferimento, sente una sorta di errore. Quando lo togli, no. Ok, hai una percezione diversa. Cioè io vorrei lavorare sulla percezione personale di un semplice pattern che potremmo estrapolare da una canzone, va benissimo lo stesso. Magari lo scrivo sulla batteria elettronica, lo faccio andare sulla batteria elettronica, perché sulla batteria elettronica posso più facilmente spegnere la cassa, spegnere il Charlie, senza avere rientri, perché se io qua spengo il Charlie rientra ovunque lo stesso. Isolare proprio solo la cassa, solo il rullante, perché secondo me è importante che noi, almeno noi batteristi, poi gli altri che si arrangino, anche se devono capirlo che siamo noi il motore della faccenda, e da come suoniamo noi, suonate voi. Non, sta cosa qua lo so che non è chiara per tutti, per una questione di ego, ma se io suono in un certo modo, tu bisogna che stai con me. Cioè, io la vedo così, comando io. E se non ti piace come comando, facciamo meglio a sostituire il batterista. Capito? Cioè, sono io il motore della faccenda, quindi tu bassista, tu accompagni me. Non accompagno io te, sei tu che accompagni me, perché sono io il fondamento del groove. Il fondamento del groove è la batteria. Tutti gli altri si appoggiano sopra. Se no, perché prima si registra la batteria e poi tutto il resto? Allora, registriamo prima la voce, poi ascendere tutto il contrario. E poi il risultato non funziona. Si parte dalla batteria. Ci sarà un motivo, no? Perché la batteria porta. Io porto. E tu ti metti con il tuo bel bassino sopra me, con la tua chitarrina sopra me, e stabiliamo un pathos emotivo, un'empatia, un groove. Stabiliamo un groove. Dopodiché cominci a cantarci la melodia sopra. E la melodia sopra, ovviamente, su un tipo di groove la canterai in un modo, su un altro tipo di groove la canterai in un altro modo. Per cui partiamo dal numero uno, cioè io. Quindi, se non ho capito male, ora ci sarà successivamente una nuova tabella in cui verranno analizzati questi aspetti musicali, generali, giusto? Sì, sì. Rapporto, sì, fra batteria e basso, interazione con gli altri musicisti, allora, eccetera, eccetera. Sì, sì, però più che altro andremo su quello che possiamo fare qui. Cioè io adesso il bassista non ce l'ho, no, no, certo, una, certo, traccia di basso e quella è... No, no, ma non lo dicevo in termini, sì, di esecuzione, sì, fisica, in termini di discussione, perché, sì, oggi abbiamo parlato solo della batteria. Sì, oggi abbiamo
della batteria sono nella riga quali elementi costituiscono il gruppo, siamo andati lì, cassa, Charlie, ma sopra non parliamo di batteria. Sì, parliamo di però sempre con riferimento al lavoro del batterista rispetto ai risultati che produce. Diciamo. Sì, 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 noi quello che poi noi dobbiamo fare ovviamente è fare un'analisi su di noi per poter fare il meglio possibile il nostro compito, cioè stabilire un gruppo. Parto io, conto 4 io e suono io. Se io non ho il groove giusto per il pezzo, la situazione comincia a diventare pericolosa, drammatica. In studio ti protestano, vai via, nelle band ti cambiano, ne prendono un altro. Cioè, guardate che il batterista è l'elemento che salta, lo sapete, con maggiore facilità. Soprattutto in band giovanili, quando crescono di livello. Non so se avete fatto caso, sparisce il batterista. Vogliamo fare dei nomi, dei casi, no? I famosi Luna Pop, non si è mai capito chi ha suonato la batteria in studio, se l'ha suonata quel ragazzino lì, oppure qualcun altro. Però sai, ecco, per chiudere, l'altra volta su Rai 5 hanno fatto una puntata dedicata alla famosa crew di Los Angeles degli anni 60, dove suonava Al Blaine. E negli anni 60 era assolutamente normale che le band in formazione non suonassero dal vivo, cioè non registrassero i loro stessi dischi. Queste parti erano affidate dai professionisti, per cui questo Al Blaine, che poi creavano il prodotto finito che le band dovevano poi replicare dal facevano vivo. Facevano le cover, le band. Sostanzialmente le cover di loro stessi, esatto. Ma tu parli della band fissa che suonava per la Motown, per esempio, che erano tutti bianchi. Sì, esatto. Sì, quello. Sì, allora mi sa che l'ho già visto, che è la cosa stranissima, no? L'etichetta della musica dei neri, la band, erano tutti bianchi. Tutti bianchi. E facevano anche questi generi, diciamo, più moderni legati al rock and roll o al beat imperante. Infatti c'è sempre stato questo dubbio di Ringo Starr ha suonato... No. Vabbè, tutto se mi permette. lo so. Che qua il purista si inalbera subito. Anche perché, in realtà, cioè... Fai bene a sollevare questo dubbio, perché per chiudere, poi c'ho fame e devo andare a mangiare, su The Wall non ha suonato sempre Nick Mason, ma neanche su quello dopo, neanche su Momentary Lapse of Reason. Per esempio, voi sapete che il primo pezzo d'apertura di The Wall, quello che si chiama In The Flesh, è Carmine Appice. Carmine Appice. Madar l'ha suonato Jeff Porcaro. Anche se nel disco non c'è scritto. Certo, non sono scritti questi credits. Non c'è scritto, ma si sente la differenza. Infatti io da bambino mi chiedevo, ma cavolo, perché sto pezzo c'è un tiro diverso? Però per me era indiscutibile. Cioè, una band, c'è il batterista e lui. Esatto. Si vede che quel giorno era più in forma, che ne so. E invece poi scopri che cavolo non era lui. Non era lui. Forse Porcaro ha suonato due pezzi. Anche il brano Groove Vibration dei Beach Boys, la bassista è una donna in studio, la famosa, bravissima tra l'altro. Sì, infatti in questa trasmissione è stata intervistata. Se la rifanno vi consiglio di vederla, perché mi ha aperto un mondo di cose. Esatto. Che su Rai Play la fanno, Rai Play la... Esatto, la potete... adesso non mi ricordo come si chiama, ma credo che si chiamasse la Wrecking Crew o qualcosa del genere. È proprio una rubrica dedicata a questa sezione ritmica musicale che registrava stabilmente centinaia di dischi. Per cui comunque io volevo dirvi una cosa, che io al Teatro Adriano avevo 15 anni e ho visto i Beatles. Quindi, sono andato con l'autobus da dove abitavo. Devo scappare. Ho preso il biglietto di Ciao Amici, c'era una rivista all'epoca, con lo sconto. E c'è una foto mia che sono su una sedia, che mi hanno strappato la camicia per tirarmi giù, perché ero salito sulle sedie del Cinema Adriano. Ce l'ho la foto, cerchiamo la mano. Ne ho combinate. L'entusiasmo. Okay, dai, vi saluto. Ci vediamo... oggi che giorno è? Martedì? Giovedì sera con Giorgio, alle 21, non alle 12. Cambio di orario. Fascia oraria serale. Grazie, prima serata. Meglio. Ciao, buon appetito a tutti. Ciao. 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 Buona serata a tutti. Ciao. Ciao.